Buongiorno Jerome. Buongiorno. Benvenuto alla Vita Nuova. È un piacere inaugurare con te le interviste partecipate extrapolitiche, quindi finalmente nell'ambito della cultura, dello spettacolo. Prima domanda, prima ancora di giurare. Pronunciaci esattamente il tuo cognome, così sdoganiamo tutti i tarquinesi e faremo finalmente chiarezza su come lo devono pronunciare. Jérôme Bourdezeau, anche se comunque devo dire che i tarquinesi hanno già imparato acquisito molto bene, sì. Senti, la tradizione vuole che il nostro intervistato giuri sul suo libro preferito. Che libro hai scelto? Allora, ho scelto il libro L'intelligenza emotiva di Daniel Goleman, che è un concentrato, una bellissima base di concetti e di idee che riguardano la metodologia per imparare a padroneggiare le proprie emozioni, a riconoscere le proprie e ad accettare quelle altrui. E questa è una linea filosofica e psicologica che permette e permetterebbe in parecchi campi, dal lavoro alla famiglia, dalla politica allo sport, di litigare di meno, di essere maggiormente costruttivi e maggiormente saggi, più velocemente del passare del tempo. Ora, anche se è una formula che abbiamo studiato per la politica, ormai la tradizione è tradizione, ti chiediamo di appoggiare la mano sopra e giurare di dire... La destra o la sinistra? Non credo che su questo non abbiamo formalità. Allora ci metto le due mani. E di giurare di dire la verità, solo la verità e nient'altro che la verità. Giuro di dire la verità, solo la verità e nient'altro che la verità. Allora, cominciamo e parliamo un po' di Jerôme. Tante esperienze prima di arrivare a Tarquinia, da Decathlon a UGC fino a Italy. Quindi la domanda più immediata che ci viene è: perché proprio Tarquinia, al momento in cui hai scelto di insediarti qui, sia professionalmente che umanamente con la famiglia? Allora, Tarquinia per motivi professionali prima, anche se la conoscevo prima di cominciare insieme al mio socio Dominique Battesti alle trattative per riprendere la gestione del cinema etrusco. Tarquinia perché fondamentalmente è lontana, ma non troppo, dalla metropoli, dalla capitale, è a dimensione d'uomo, di donna e di bambini, è culturalmente e storicamente ricchissima e piena di atmosfere suggestive, è vivibilissima, è riposante e rasserenante. Insomma, quello che si cerca in un luogo dove vivere serenamente, quindi ecco il perché fondamentalmente. Io tra l'altro, intervistando di sabato mattina, delle condizioni psicologiche del sabato mattina, non ti ho nemmeno presentato a chi non ti conosce. Ecco. Per cui spieghiamo che ci stiamo intervistando in quanto rappresentante della D&G Cinema Consulting, insieme a Dominique, che è il tuo socio, e siete i gestori e curatori del Cinema Etrusco di Tarquinia. Siamo su Tarquinia, abbiamo detto, rimaniamo qui perché alcuni dei nostri lettori ci hanno proposto delle domande per te proprio su Tarquinia. E la prima, siamo in ambito cinematografico, che film ambienteresti a Tarquinia? Cioè dei film del passato, quale film credi vedrebbe in Tarquinia un'ottima ambientazione? Allora, per la storia architettonica, le atmosfere che si percepiscono in ogni vicolo, io andrei a cercare un film che molto probabilmente pochissimi conoscono in Italia, che era uscito nel 75, ma che mi ricorda molte cose anche vissute e condivise con mio padre, che si chiama Frau Marlene, che è un film ambientato nella seconda guerra mondiale e che cercatevelo, al limite lo cerco anche magari in una versione convertita, digitalizzata, però secondo me Tarquinia sarebbe un'ottima gemella della città di Montauban nel sud ovest della Francia, vicino a Tolosa insomma. Senti, invece tu Francia dove? Da che parte? Angoulême, Cognac, sud-ovest della Francia, a 90 km
dentro terra rispetto a Bordeaux, che è sul lato Atlantico. Posto consigliabile per vacanze, visite? Grande, è una regione, un polmone verde, collinare, pieno di vitigni, pieno di roba giusta per le gare tra amici o futuri amici, si mangia bene, si vive bene. È la capitale mondiale del fumetto, Angoulême, quindi è stato il mio primo contatto con il mondo disegnato e animato, perché ci sono poi una serie di studi molto bravi che producono cartoni animati a livello internazionale, quindi così, come è una zona molto bella, sì. Questo è quello che piacerebbe a noi del posto da cui provieni tu, ma a te, anche se in parte ci hai già risposto prima, cosa piace di Tarquinia e se cambieresti qualcosa, cosa cambieresti? Allora, effettivamente ho risposto in qualche modo prima, nel senso che Tarquinia mi piace così com'è e fondamentalmente non c'è niente da cambiare a Tarquinia che non debba essere cambiato a livello umano, a livello internazionale. Fondamentalmente quello che ci sarebbe da cambiare a Tarquinia, come tutto il resto del mondo, è magari questa... che può anche essere riconosciuto nell'evento che verrà fuori a giugno nella Giostra delle Contrade, no? Questo segmentizzare, questa necessità di appartenere a un gruppo, a una realtà associativa o politica o religiosa, fondamentalmente questo, io direi l'unica cosa da cambiare, ma a livello internazionale, non soltanto a Tarquinia, è far cadere le barriere, i pregiudizi, metterci tutti insieme, guardare dritto all'orizzonte per fare in modo che soltanto insieme si riesca a fare in modo che i bambini dimentichino un po' di tristezza, non si preoccupino più di tanto del proprio futuro. Ecco, sono discorsi un po' grossi così, detti così, però fondamentalmente non c'è una verità locale che non sia allargabile. I nostri lettori sono molto sintetici nelle domande e fanno domande spesso fin troppo sintetiche e ridotte all'osso. E io invece chiedono... sono logoroico, quindi andremo, incontriamoci. Giorno, sì. Tre persone che stimi a Tarquinia. Stimo Tarquinia. Faccio in modo, dal punto di vista personale come dal punto di vista lavorativo, di gestire, puoi gestire una parola brutta, ma di approcciare i rapporti in maniera molto inclusiva. Quindi non ci sono nemici e quindi considero ogni contatto, ogni scambio un qualcosa di costruttivo, se non altro per me. Quindi io non farei nomi perché stimo un sacco di gente e dal quarto in poi magari uno si risentirebbe e il quarto non vale meno del primo, del secondo, del terzo, non c'è gerarchia, amo la gente di qui come amo la gente in generale, amo l'umano, amo il prossimo, quindi boh. Anche la successiva domanda che... sfonda un po' in ambito cinematografico perché furbescamente ce l'hanno impostata così: a chi daresti un Oscar a Tarquinia per il miglior sportivo? Per il miglior sportivo? Allora mi sono accorto negli ultimi 2 anni e mezzo che c'è un sacco c'è gente che ha belle gambe, bei polmoni, bei bicipiti, bei quadricipiti. Quindi qualcuno conosco direttamente, qualcuno un po' di meno, però tramite il vostro lavoro e li mettete in valore molto bene col lavoro dell'extra, da Mirko Barreca a Anastasia a Cesarini, Mencarini, Patrizio Ratto, insomma c'è un bel po' di gente che merita e che mostra in qualche modo anche un eventuale cammino vocativo ad altri bambini, ad altri ragazzi e non solo dal punto di vista della pratica sportiva. Quindi mi dispiace per chi non nomino, però fondamentalmente lo invitiamo al cinema, eventualmente si presenta così. Esattamente. Loro. Sì. Oscar per il miglior politico. Allora vado nello stesso senso della risposta su chi stimo a Tarquinia. Vedo un
la giunta, un'opposizione che in qualche modo nel tempo, secondo me, chiunque ha lavorato e lavora tuttora per maggior parte del proprio tempo per migliorare la condizione della città. Quindi anche in questo caso non è una roba di furbizia o di falsa diplomazia, ma non preferirei non decernare nessun Oscar per il miglior politico. Miglior artista. Comunque chi fa è un buon politico. Quindi miglior artista. Allora direi Omero per attaccamento e per storia delle radici etrusche. Ho imparato a conoscere quel paio di ceramisti che sono Luigi e Marco, e quindi li cito volentieri. Mi piace molto dal punto di vista creativo quello che fa Skylab Studios, perché secondo me Leonardo e compagine sono dei bravi creativi e raggiano al di fuori dei confini territoriali e rendono omaggio permanentemente alla propria terra, quindi è una cosa giusta. Stavo pensando anche ai deceduti, perché insomma da Tarquiniesi Doco adottati, insomma da Sebastian Matta, Brian Mobs, Luciano Marziano, insomma abbiamo allora senza parlare di deceduti mi sono dimenticato Luigi De Pascalis, ma più che altro per rapporti recenti, più o meno recenti, e c'è veramente una ricchezza creativa, artistica, tarquinia molto molto apprezzabile. Miglior amico, Oscar al miglior amico. Allora, io credo che sia giusto premiare la miglior amica più che il miglior amico. E la miglior amica molto probabilmente è mia moglie, perché quello che riesco a fare con grandissimo impegno anche di tempo dedicato non lo riuscirei a fare se non ci fosse lei. Quindi, ma non soltanto a Tarquini, anche in passato, le esperienze in Decathlon, in Italy, in Eccellenze Campane, in UGC non sarebbero state possibili senza di lei, senza il suo appoggio, quindi mia moglie, senza esitazione. Veniamo al cinema, al cinema etrusco. Io ti ho conosciuto 2 anni e mezzo fa, perché mi hai scritto una mail e hai in qualche maniera rassicurato me e tutti i tarquinesi, perché io un paio di settimane prima avevo dato la notizia della chiusura del cinema etrusco. Da quel giorno, quella situazione che per i tarquinesi e anche per il comprensorio era quasi disperata, sembra che sia cambiato il mondo, insomma 2 anni e mezzo lunghissimi in senso positivo. Come li riassumi? Se devi fare una sintesi di questi 2 anni e mezzo emozionalmente e professionalmente. Allora, emozionalmente sono tante. Ci siamo messi a disposizione della città, del mondo associativo, delle scuole. Questo discorso delle scuole è una cosa che poi magari approfondiamo un pochino, perché da figlio di insegnanti considero il cinema un vettore impareggiabile, e quindi anche questo approccio qua è stato in qualche modo percepito, non in maniera pesante, ma poi ne parliamo. Quindi fondamentalmente dal punto di vista numerico, quando siamo arrivati effettivamente il cinema era in picchiata. Gli ultimi 12 mesi prima della riapertura aveva accolto 43.000 e passa spettatori. Quest'anno, diciamo, gli ultimi 12 mesi, a ieri sera compreso, siamo a 70.000 spettatori scarsi, e fondamentalmente
Le emozioni sono state tante, gli incoraggiamenti incredibili, c'è una fedeltà che si è costruita nel tempo molto, molto piacevole e c'è il riconoscimento che ci si mette a disposizione fondamentalmente a molte richieste, non tutte sono accoglibili, non tutte sono possibili tecnicamente, ma molte richieste siamo riusciti a dire di sì. Ad organizzare delle cose che non entrerebbero teoricamente nella gestione classica di un cinema. Fondamentalmente tanti titoli, tutti i generi e l'ultimo hashtag del Questo è un cinema per tutti è fondamentalmente il leitmotiv vogliamo abbracciare chiunque, tranne gli intolleranti. E questo si è capito. Quindi io credo che sulla stessa falsariga dell'auberge espagnole, cioè non so se vi ricordate il film L'appartamento spagnolo di Cédric Clapiche, fondamentalmente raccogliamo quello che in qualche modo abbiamo seminato, il modo in cui ci siamo posti nei confronti del pubblico tarquinese. E il pubblico ce lo restituisce. Quindi oggi, beh, la verità è che abbiamo tre dipendenti a tempo indeterminato, che non lavoravano, precedentemente o erano fermi con le quattro frecce, e, il cinema sopravvive. Quanto è importante il cinema, un cinema in una realtà tutto sommato piccola, ma nemmeno troppo come Tarquinia? È vitale, non è la realtà singola che è vitale, ma è il modo in cui coagula e crea un ponte tra la vita cittadina di tutti i giorni, la scuola e il modo in cui si riesce a creare un'alfabetizzazione sociale, emotiva, emozionale, ritorno al libro sul quale si è giurato prima, è importantissimo in questo senso perché è l'ultimo luogo rimasto in cui magari l'amministratore delegato di una grande azienda quotata in borsa siede a fianco al cassintegrato e condivide le stesse emozioni davanti a Covado o alla Foresta dei Sogni o a qualunque genere si proponga. È importantissimo questo discorso dell'alfabetizzazione emotiva perché il cinema permette laddove non basta o laddove si ferma magari la scuola o la famiglia o la parrocchia o altre realtà associative permette di cristallizzare magari e costruirsi una propria identità, imparando a riconoscere le emozioni come la paura, la gioia, il disgusto e così via. E questa è una cosa molto importante perché il cinema è impareggiabile da quel punto di vista. Quindi, mano nella mano con il resto delle istituzioni territoriali, si può fare tantissimo e si è già fatto tantissimo, secondo me. La filosofia che abbiamo imparato a conoscere del cinema etrusco è di una realtà che non mira soltanto economicamente o commercialmente ad attirare clienti, ma una realtà in qualche maniera bilaterale, cioè che cede alla città, nel senso crea, propone, stimola. Dove nasce questa filosofia? È qualcosa che è legato alle tue esperienze precedenti o è qualcosa che si è costruito e radicato proprio qui a Tarquinia? Allora, io credo che comunque in qualsiasi gestione imprenditoriale, del proprio, dal punto di vista filosofico, c'è per forza. Il bello dell'attività cinematografica è che permette effettivamente di filosofeggiare, ma in maniera proattiva. La prima cosa è che mi piace che la domanda sia posta in questo modo perché noi non accogliamo clienti. Ma accogliamo spettatori e lo status di spettatore è una cosa che segna un indirizzo molto molto chiaro. Se fossimo qui per ragioni veniali,
ti posso garantire che è qualche mese che molto probabilmente il cinema etrusco avrebbe già richiuso, perché come dicevo prima sopravvive ma non permette di farci vivere come famiglie di gestori. L'apertura di Grottaferrata, che è il secondo progetto nel circuito che vogliamo far crescere, molto probabilmente ci permetterà di continuare a mandare avanti il cinema etrusco e di mettere a posto i nostri sogni e di dimostrare che con un cuore grosso così e le braccia belle e possenti si riesce a portare avanti un'attività di questo tipo. Quindi sì, questo. No clienti, sì spettatori. La domanda, vedi, ho detto come che ero logorico. Questa filosofia comunque di essere un punto di riferimento, di stimolo per la città. Fondamentalmente perché tutto si sintetizza nel fatto che il cinema non è nostro. Il cinema, l'ho detto fin dalla partenza, molto probabilmente anche nella lettera che ti avevo spedito ancora non conoscendoti dopo quell'articolo, è che il cinema non è nostro ma è della collettività. Quindi partendo da questo si ricama in maniera molto coerente qualunque cosa, ripeto, siccome noi non facciamo politica, non facciamo religione, non facciamo e non ci vogliamo sostituire in questo modo, ci rifiutiamo di proiettare spot politici quando ci sono le elezioni, perché magari abbiamo un nostro pensiero, ma non volendo sostenere gli uni, o correre il rischio, sostenendo gli uni, di ricevere la richiesta di altri, niente politica. Però sostenere, ci capita in questi giorni, lo ripeto perché sono venuti a trovarmi, non li conoscevo dal vivo, mi è sembrato, sosteniamo le attività associazione esattamente, quindi in questo momento proiettiamo un promozionale della Giostra delle Contrade, ma come abbiamo fatto per un bel po' di tempo insieme al filmato col drone fatto da, sempre per stimolare l'autoconsapevolezza del proprio territorio e anche a tutti gli spettatori che vengono da fuori, perché al cinema etrusco vengono dalla Dispoli, da Santa Marinella, da Robetello, da Viterbo, da Monte Romano, da Tuscania, da Canino, insomma non è soltanto essere consapevoli del cittadino tarquiniese della propria terra, ma è anche promuovere esattamente, quindi che uno di La Dispoli o di Canino venga al cinema e si veda i 20 secondi del filmato col drone di Tarquinia vista dall'alto, era una cosa, e per questo non abbiamo mai chiesto soldi, perché è una cosa che troviamo naturale, insomma. Senti, ho detto agli spettatori, ai lettori, di non farti domande tecniche che servì a preparazione, ma adesso ne improvvisano io, se non hai la risposta pronta ci riserviamo poi di prendercela. In linea di massima, la percentuale degli spettatori tra tarquiniesi e non tarquiniesi? 70-30, 70 tarquiniesi e 30, e il 70 di tarquiniesi viene al cinema molto più spesso di prima, ma non perché la gestione di prima non fosse giusta, è più che altro perché, essendo un fautore a livello nazionale della multiprogrammazione, si riesce a ripetere l'esperienza per un maggior numero di titoli programmati, non per altro. Quindi sul 70% di tarquiniesi, nel 70% entrano persone che vengono anche due volte a settimana tranquillamente. Te l'avrei chiesto alla fine, ma l'hai citato in parte, quindi te lo chiedo adesso. I progetti futuri della DEG Cinema Consulting, uno è il futuro, nel senso che è appena partito, e è Grottaferrata, appunto. Sì. Allora, Grottaferrata sì, che ha aperto l'11 aprile scorso e che sta riscontrando dopo un anno di chiusura, quindi la situazione era peggiore rispetto a Tarquinia quando siamo arrivati qui. Comunque stiamo riscontrando un ottimo riscontro. Invece, progetti futuri, ci sono trattative in corso con altre strutture, a Roma, in Lazio in generale, perché per come siamo fatti noi vogliamo presenziare per un po' di tempo e sempre in qualche modo a lungo nelle strutture che rileviamo, e quindi non ha senso, ci hanno chiamato dalla Sicilia al Trentino per andare a rilevare le strutture,
Fondamentalmente ci sono anche equilibri familiari da mantenere ed è giusto che insomma, ci si riesca a muovere in ambito territoriale. Quindi abbiamo progetti e trattative in corso, speriamo che un paio di queste entrino a far parte del nostro calderone entro la fine dell'anno. Ecco. E invece abbiamo speranze di poter andare al cinema al Lido quest'estate? Allora, il progetto del Lido è una cosa che ci è stata in qualche modo richiesta fin da subito quando siamo arrivati, però siamo arrivati a fine estate del 2013. Non abbiamo mai voluto lavorare su un terreno privato, anche in questo modo per essere maggiormente inclusivi e non generare magari malumori da parte di altri privati che avrebbero voluto, e siccome è più difficile e più costoso immaginare un'arena itinerante, perché sempre in questa volontà diplomatica di abbracciare tutti, la vedevo bene, come esiste in Francia un progetto molto bello dove girano con un caravan che è una cabina di proiezione, hanno tutto il materiale dentro e fanno un cinema itinerante che va nelle città disperse dove non ci sono cinema, e quindi una volta a settimana vanno in un luogo, in una... C'era la possibilità di fare dal punto di vista estivo con i privati, con magari tutti gli stabilimenti balneari o gli alberghi, però è un qualcosa di parecchio dispendioso e che non era applicabile, non adesso. Quindi abbiamo lavorato sul terreno pubblico insieme all'amministrazione attuale, riscontrando in tutto un primo momento la necessità di sciogliere un nodo burocratico, perché l'arena che è nata come cinema, quella tra l'Avade e esattamente, era di pertinenza della regione. Questo nodo sembra si sia sciolto negli ultimi mesi dell'anno scorso, del 2015. Fondamentalmente, siccome noi vogliamo che si rispettino le regole, dovrebbe venire fuori un bando per attribuzione dell'area in questione, perché non vogliamo che ci sia attribuito, perché siamo la realtà cinematografica di Tarquinia, ma ci deve comunque essere un bando. Credo che i tempi per quest'estate siano un po' stretti per redazione del bando, risposta al bando, apertura delle buste. Questo ancora magari ci sarebbe il tempo, ma non ci sarebbe il tempo o la disponibilità economica in questo momento per affrontare tutto quello che c'è da affrontare per rimettere a posto l'area dal punto di vista normativo, quindi non soltanto il camouflage da Expo dove si ritinteggia, si mette uno schermo, ma ci sono molto realmente un po' di cose da fare sugli impianti elettrici, e francamente le risorse economiche che avevamo a disposizione a inizio anno le abbiamo in questo momento reinvestite con l'apertura di Grottaferrata, e avendo riaperto l'11 aprile, non al momento di Quo Vado e di Checco Zalone, dal punto di vista della tesoreria siamo quindi vogliamo fare un'azione tutti insieme, comune, associazioni, azione popolare, associazioni dei commercianti o dei balneari, noi siamo a disposizione, abbiamo i contatti per fare le cose anche abbastanza in fretta, bisogna che abbia una ragione di vita economica, quindi di questo molto probabilmente ha senso che ci si sieda attorno a un tavolo e si ragioni per bene. Parlavamo di scuola, parliamo di scuola, e da qualche settimana, da pochi mesi, anche il cinema etrusco partecipa a quell'esperienza interessante e abbastanza condivisa da numerose realtà tarquiniesi, che è l'alternanza scuola-lavoro. Parlici in breve di come è stato questo primo impatto e di quali pensi siano le prospettive anche per i prossimi mesi. Allora, questa è una cosa, è una cosa bellissima perché permette di andare a prelevare gli studenti dal loro quotidiano scolastico e di mostrargli una serie di realtà imprenditoriali, culturali avviate e meritocraticamente valide. La domanda ci rispondo in due tempi. Il primo tempo è che vorrei citare un pedagogista israeliano
che ha vissuto i campi di concentramento e tornando a fare l'insegnante nel 47 in Israele, ha detto che non si fidava della scuola a priori, dicendo fondamentalmente che ha visto sulla sua pelle, ha visto con i suoi occhi camere a gas costruite da ingegneri, bambini avvelenati da medici, mamme neonati bruciate, ammazzate da infermiere, e insomma lui diceva l'insegnamento non si deve fermare a costruire delle teste piene e quindi dei psicopatici sapienti o degli Eichmann o dei Goebbels educati. Quindi questo rapporto che si crea con la scuola, che poi in qualche modo nelle ultime settimane abbiamo, per quanto riguarda il cinema etrusco, con Laura Piroli si è costruito insieme a Simona Zaccani, a Gianluca e a Marco Baldelli, credo. Marco Baldelli, esattamente. Mi tornava Marco, il tuo nome, non è che è perché ero partito per altri lidi, sapete come viaggio troppo. E l'incontro con Ivan Cotroneo è stato un momento molto bello, prima con i 30 ragazzi, molto arricchente, molto apprezzato sia dagli studenti sia dal corpo docente. E questa è una cosa che va assolutamente mantenuta, sviluppata, cristallizzata, con il cinema come con tutte le realtà, e a Tarquinia ce ne sono veramente parecchie, che hanno grandi competenze da trasmettere. Senti, torniamo alle domande dei lettori e torniamo al cinema, ma al cinema come passione. Ci chiede un lettore se secondo te esiste il film perfetto. Ma esiste il film perfetto per te, che non è perfetto per me, esiste il film perfetto per me, che non è il film perfetto per te. Secondo me esistono dei capolavori, che è un po' una roba un pochino diversa, perché il capolavoro richiama una maestranza artigianale alla capacità di saper raccontare una storia ben scritta e di generare emozioni in un pubblico che si identifica più o meno nell'opera cinematografica che sta guardando. Quindi la filmografia è talmente ricca dal treno che entra nella stazione della Società dei Fratelli Lumière ai film che usciranno giovedì prossimo, che sarebbe impossibile tirarne fuori 1, 3, 10, 100. Ce ne sono 1000, 2000 da vedere, che meritano di essere visti per miriadi di ragioni. Potrei citare una lista di registi che non vanno assolutamente bypassati e vanno visti, ma anche lì ne dimenticherei, cominciando da Eastwood, da Visconti, da Kurosawa a Ospetek, da Miyazaki ai fratelli Dardenne, ce ne possiamo dire veramente tantissimi. Ognuno. Facciamo così, mi permetto io di modificare la domanda di un lettore che ci chiedeva una lista di film che una persona secondo te dovrebbe assolutamente vedere. Visto la risposta che hai mai dato, la domanda te la faccio così. Fammi un elenco di film, 3-4 film che tu sei felice di aver visto in vita tua. Ok, allora io dico Jean Floret e Manon des Sources, che sono due film francesi con Daniel Auteuil dell'86, tratti da opera di Marcel Pagnol, e che sono due film meravigliosi. L'attimo fuggente, 2001, Odissea nello spazio, Il miglio verde, Rocco e i suoi fratelli, versione integrale che abbiamo riproposto poco tempo fa
la versione restaurata. Non la settimana scorsa, avanti ieri notte ho ricevuto il film Ascensore per il patibolo, Louis Malle e François Truffaut. Mi sono visto a Grottaferrata per avere la certezza che fosse a posto all'una di notte il primo quarto d'ora e mi sono venuti i brividi perché Jeanne Moreau, da giovane così da rivedere su schermo grande, da brividi. Boh, ne potrei dire mille. Frau Marlene, che citavo prima, è un bellissimo film. Ne dimentico mille, però questi. Facciamo un gioco e leghiamoci anche a che cinema. Sabato ci sarà il casting per le selezioni per il calendario dell'anno prossimo, che tra l'altro sarai uno dei nostri giurati, lavoro permettendo. Facciamo un gioco all'inverso. In che cinema cerchiamo dei ragazzi di Tarquinia che vadano a interpretare i ruoli di grandi attori famosi in film celebri? E facciamo il contrario, immaginiamo un film su Tarquinia e cerchiamo degli attori che vadano a interpretare i personaggi tarquiniesi. Chi vorresti interpretasse Jérôme del cinema etrusco? Cominciamo bene. Allora, siccome ci vorranno una dozzina d'anni prima di chiudere il progetto, sceneggiatura, finanziamento e così via, no? Nei tempi gli unici che potrebbero interpretare il sottoscritto sono i miei figli, quindi avendo Matteo e lui 5 anni di differenza, Matteo permetterebbe tranquillamente di fare qualche flashback interpretandomi 5-7 anni prima di una determinata situazione, e lui, che mi somiglia molto di pancia e molto di amore per il buon cibo, interpretarmi nella mia stazza attuale, tranquillamente. Ecco, loro sono i più adeguati. A chi faresti interpretare il ruolo del sindaco, quindi in questo caso di Mazzola? A Luca Zingaretti. Sì. E tu sei vicino di casa dei carabinieri e la caserma dei carabinieri nei film è risaputamente un punto di riferimento, per Sì. cui in rappresentanza delle forze dell'ordine noi scegliamo Girelli, la dirige. Sì. Chi vedi bene nel ruolo del carabiniere? Favino. Favino, Pier Francesco Favino. Sempre andando per grandi categorie emblematiche, le scuole. Abbiamo due dirigenti donne, Dilva Bohème e Laura Piroli. Chi vedi nei loro ruoli? Allora, Laura Piroli, io vedo Marion Cotillard e Dilva Bohème. Dilva Bohème, Angela Finocchiaro. Per me sono complimenti questi. Vi guardo negli occhi, care signore, sono complimenti, non sono offese. Spero che. E siamo alla Vita Nuova, per cui in rappresentanza dei commercianti tarquiniesi scegliamo la padrona di casa, Elena Biagiola. Allora, ho appena citato Jeanne Moreau parlando di Ascensore per il patibolo. Jeanne Moreau da giovane mi sembrerebbe adeguatissima, quindi viaggiamo un attimo nel tempo, la andiamo a prelevare e ce l'abbiamo la Elena. Adesso la domanda fondamentale è a chi faresti interpretare il ruolo del direttore dell'Extra? Giuseppe Battiston. Ha un Io po' più di pancia di te, la barba più o meno è vabbè, quella, però da quel punto di vista è sistemiamo quasi tutto. gioviale, è gioviale come. Sì, no, Giuseppe Battiston. Senti, ultima domanda, poi ci salutiamo. La tua grande caratteristica, l'accento francese, una volta arrivato a Tarquini, è stato più qualcosa di esotico e affascinante per le persone con cui parlavi o una sorta di ostacolo? No, ostacolo non lo è, anche perché comunque, a partire dal momento in cui mi sono in qualche modo sempre sforzato, perché amo la lingua italiana, di parlarla con un minimo di ricchezza o di varietà di campo lessicale, non credo che la R moscia o qualche accento sbagliato possa aver determinato nessun ostacolo.
anzi, e poi appartamento in cui, ripeto, noi siamo inclusivi, non abbiamo mai criticato nessuno per il piacere di farlo e accogliamo a braccia aperte chiunque, diventa difficile avere nemici veri o dichiarati. Infatti, quindi ecco, tutto in qualche modo torna. Jerome, noi ti ringraziamo tanto, in nome dell'Extra, per la collaborazione che abbiamo iniziato dai primissimi tempi. A nome del direttore, per la chiacchierata che ci siamo fatti, siccome ci è sembrata una chiacchierata veramente molto cinematografica, cercheremo di giocare con qualche effetto e se riusciamo potremmo provare a far diventare questa intervista partecipata un reperto in bianco e nero e magari in color seppia, come se fosse una pellicola dei tempi antichi. Mi piace. Buon proseguimento di weekend. A voi, grazie mille.